Ci stanno invadendo. Corrodono i fondamenti della nostra cultura. Distruggeranno tutto. Sono terroristi e stupratori. Dobbiamo salvarci. Chiudiamo i porti e lasciamoli fuori. 37 euro al mese a profughi immigrati. Lo Stato si cura degli immigrati, ma non degli italiani che non ce la fanno. Sono a rischio la nostra società, le nostre tradizioni e il nostro modo di vivere. È in corso un'invasione. Portano le malattie. I migranti sono un pericolo per le donne. I migranti tolgono il lavoro agli italiani, rubano il lavoro e portano delinquenza. Ma hai letto il giornale stamattina? Questi immigrati vengono qui e pensano di poter fare come vogliono. Fra un po' saremo costretti a girare con il velo. Per non parlare del fatto che la maggior parte dei crimini è colpa loro. Ma hai sentito come trattano le donne? Ti rendi conto che io devo aver paura di girare nella mia stessa città? E se poi mi derubano? Guarda, hai perfettamente ragione. Pensa che l'altro giorno ho visto in televisione un discorso politico. Ma ti rendi conto che vengono dati aiuti economici ai migranti e a noi nulla? È ovvio che poi c'è la crisi. Vivo in Italia da 8 anni. Eppure quando cammino per strada non mi sento a casa. Vedo come mi guarda la gente. Vedo quegli occhi spaventati e arrabbiati che mi fissano. Li sento sulla mia pelle, mi trapassano l'anima. Appena sono arrivato qui, pensavo che fossero dovuti al fatto che non parlavo la lingua e che non avessi un lavoro. Allora ho cercato subito di rimediare. Non è stato facile, ma dopo alcuni anni sono riuscito a trovare lavoro e con tanta fatica ho imparato la lingua. Gli sguardi però non sono cambiati, anzi, a questi si sono aggiunte minacce, spintoni, insulti. Mi capita spesso di sedermi sull'autobus e vedere le persone spostarsi per non stare vicino a me. Mi accorgo di chi con un'occhiata accusatoria stringe forte la propria borsa appena mi vede. Fa male. Mi ferisce. Ogni tanto mi chiedo ancora perché le persone mi guardino così. È vero, magari ho un colore diverso della pelle, però non ho mai fatto male a nessuno. Vado al lavoro e mi prendo cura della mia famiglia come tutti. Con il tempo ho capito che questi sguardi non dipendono da me. Che qualsiasi sforzo faccia, qualsiasi traguardo raggiunga, qualsiasi sorriso regali, questi non passeranno. Non passeranno perché vivendo qui ho capito che l'Italia non è un paese perfetto e che ci sono tanti problemi. Perché ho capito che è più facile dare la colpa di tutto a chi è immigrato, a chi è straniero, a chi non si può difendere. Perché è più facile. Perché i giornali dicono che è così. I politici dicono che è così. No, ma ho capito. Non c'è problema. Non posso smettere di essere straniero, di colore o immigrato. Però una cosa la farò. Smetterò di prendere l'autobus.